Di timidezza e parliamo anche di sindrome bipolare, della sindrome del bipolarismo. E ho detto, ma sono due cose diverse, perché le mette insieme? Mi ha risposto, insomma, le accomuna un concetto, comunque, un cortocircuito logico. Vuole spiegarci meglio? Beh, in effetti la riflessione sulle diagnosi che vengono fatte in psicologia e in psichiatria dovrebbe essere una riflessione che dovrebbe coinvolgere molti psicologi e molti psichiatri. Perché se guardiamo bene il tipo di diagnosi che viene fatta così. Si fa una descrizione accurata del comportamento di una persona. Dopo aver fatto questa descrizione, ogni descrizione ha la capacità di limitare un confine. Quando abbiamo delimitato un confine, gli diamo un nome. Per esempio, con la timidezza guardiamo il comportamento della persona cosiddetta timida, perché non si muove, non si agita, sta fermo. E tutti questi comportamenti che denotano timore, preoccupazione, timore, noi li definiamo e usiamo il concetto timidezza, Infatti, timeo, insomma, timeo, che insieme. timidezza. Se guardiamo il comportamento di coloro che vengono definiti bipolari, ci rendiamo conto di una cosa molto particolare. Il comportamento di coloro che definiamo bipolari è un comportamento apparentemente doppio. Da una parte può oscillare da una situazione di tristezza, di depressione e di non voglia di fare nulla a un momento di tipo di esaltazione in cui c'è da fare sempre, non ci si muove continuamente, c'è sempre da muoversi e da fare. Questo doppio comportamento, che lo riscontriamo nelle stesse persone, in fondo questa è l'esperienza che descriviamo. La descriviamo e gli diamo un confine che è diverso da quello del confine dove prima abbiamo detto timidezza. Una volta descritto e dato un confine, diamo però a questi comportamenti un nome e gli diciamo che questa è, La causa. no, diciamo prima che il nome è bipolare, cioè comportamento bipolare. Ma il comportamento bipolare, questo concetto di bipolare, è un concetto. Come tutti i concetti nascono dall'esperienza. L'osservazione dell'esperienza, del comportamento di queste due persone mi porta al concetto che questa persona ha al concetto di bipolarismo, di un comportamento bipolare, cioè di oscillazione da un polo a un altro. Come abbiamo fatto con la timidezza, uguale. Cosa avviene però a questo punto? Avviene qualcosa su cui bisogna riflettere e non stare lì in modo acritico a fare questo passaggio. Da questo momento in poi, quando qualcuno presenta un comportamento in una certa maniera, che si lascia definire in un certo modo, diciamo che è timido o diciamo che è bipolare. Se qualcuno dice, ma se si comporta così, si comporta così perché è bipolare, si Sì, il comporta così concetto perché è richiama varie timido. esperienze e anche la causa, Ecco, insomma, è sì. individuato nella Allora, causa che crea queste a esperienze. quel punto diventa una cosa strana, cioè un concetto che era semplicemente il risultato di una induzione dall'esperienza, si arriva al concetto, diventa la La causa di causa. quel comportamento. È questo su cui bisogna riflettere. Io potrei sempre chiedere a chi mi dice che uno è bipolare, dice, ma come mai è bipolare? Per quale motivo è Sì, bipolare? prendiamo poi la telefonata. Sì. Pronto? Oppure per quale motivo uno è timido? Sì, pronto, buonasera. Buonasera a lei, qual è la sua domanda? Allora, sì, è un po' particolare nel senso. Allora, io ho una persona, un'amica. Sì, allora lei deve fare una Precedentemente, cosa perché ho allora, capito. No, mi anni fa ha scusi, tentato il signora, suicidio. mi scusi.
Lei dovrebbe abbassare del tutto il volume del televisore, altrimenti mi ascolta il ritardo nell'audio della televisione e non ci ascolta in diretta. Sì, no, ma difatti io l'ho messo completamente a muto. Benissimo. No, allora, ci faccia... Voi parlate e io vi parlo solo lo stesso. Ci faccia la domanda. Allora, lei ha un'amica, una carissima amica, che ha tentato il suicidio, mi sembra di aver capito. Anni fa. Sì. Sembrava tutto posto, tutto bene. Praticamente ha risentato il suicidio di nuovo 3 mesi fa. È stata ripresa per i capelli. Volevo sapere, ora è sotto cura, praticamente ha assunto psicofarmaci e di tutto quanto si poteva mettere nello stomaco, e le analisi vanno tutti bene, a parte il fegato, comunque insomma stanno mandando, c'è qualche cosina, però comunque grazie a Dio le hanno molto bene. Volevo sapere, queste persone, ora è sotto cura da un psichiatra, da uno psicologo, ci potrebbero ritrovare un giorno, ora sta assumendo degli psicofarmaci, un giorno se dovessero smettere di prendere queste medicine, comunque dice può esserci una recidiva, comunque così, ci potrebbero ritrovare oppure no? D'accordo, cerchiamo di dare una risposta, dottore. Beh, fino a quanto non risolvono il problema strategico di base, che deve rimandare alla domanda: come mai oscillano da uno stato depressivo a uno stato di tipo maniacale? Qual è la buona ragione per cui fanno da un punto all'altro? Qual è la loro strategia? Qual è il loro obiettivo? Cosa vogliono? Cosa desiderano? Cosa temono? Se non andiamo a toccare questo punto e aiutare queste persone a raggiungere i loro obiettivi, indicandogli la strada per raggiungere i loro obiettivi, qualunque tipo di cura non esclude una ricaduta. Se invece andiamo a cogliere questo punto, perché il problema non è il passato, anche se incide abbastanza sulla progettazione del futuro, il problema delle persone è il futuro. E il futuro è un problema serio per la mente dell'uomo, perché nel futuro, in fondo, uno che è, diciamo, bipolare, se andiamo a chiederglielo che cosa vuole, desidera enormemente alcune cose. E perché le desidera? Perché quelle cose sono talmente importanti, e ha detto che sono così importanti quelle cose che se non le ha, è infelice. Questo è il meccanismo. Cioè, io voglio questo, se non lo ottengo sono infelice. E in altri termini ha posto le basi della sua felicità e della sua infelicità. La sua mente, in qualche modo, ha costruito una forca su cui impiccarsi. Se io contrappongo in modo molto rigido, se ho questo, sono felice, se non ce l'ho sono infelice, io ho posto le basi, ho messo la forca dove mi impiccherò. E allora immaginiamo. Io chiedo un attimo alla regia, per favore, perché qui sentiamo parlare vicino a noi, io non mi rendo conto dov'è, perché non so se è allo studio accanto eccetera, però chiedo veramente di abbassare la voce, perché altrimenti siamo qui in diretta e non ci sentiamo nemmeno io e il dottor Colaianni. Prego. Allora, quindi, se andiamo a cogliere questo meccanismo e aiutiamo le persone a non impiccarsi a un dito, a non porre in modo contrapposto le ragioni per la felicità e le ragioni dell'infelicità, è chiaro che non oscilleranno più, perché questa oscillazione come avviene? Poi avviene sul futuro. Allora, il futuro è incerto. E questa è una cosa da tener conto. Ora, quando... Una cosa certa, è un gioco di parole, ma è questa. L'unica cosa certa è che il futuro è incerto e bisogna tenerne conto. Ora, quando noi operiamo col futuro, un conto è operare al presente. La nostra mente, che è divisa molte volte
in cose buone, in cose cattive, con codici in questa maniera, quando agiamo al presente e c'è un problema, come uno stop di una macchina che si accende improvvisamente davanti, quello è un problema. La nostra mente divisa in ciò che è bene e ciò che è male, che ha esperienze in tutti e due i sensi, usa queste esperienze per risolvere quel problema. Ma un conto è agire al presente e reagire a un problema che c'è. Il problema dei nostri pazienti è sul futuro, perché vogliono risolvere un problema in anticipo, il problema non c'è ancora. Ma voglio scegliere questo, perché questo è importante, per evitare quest'altro. E come dire, voglio pulire, togliere il sudicio da una stanza e ritrovarmi nel pulito. Ma fin quando il problema c'è, cioè c'è sudicio nella stanza, allora mi posso concentrare sul sudicio e trovarmi nel pulito. Ma col futuro il gioco è terribilmente opposto, perché dato che il problema non c'è e io sposto la mia attenzione sul problema, è come avere un cavallo. Sposto l'attenzione su una direzione, il cavallo va su quella direzione. Se sposto l'attenzione sull'altra parte, il cavallo va sull'altra parte. Ecco, però, dottore, noi siamo abituati purtroppo a appunto mettere l'attenzione proprio in quello in cui ci manca, per esempio, comunque quello che desideriamo fortemente. Come possiamo in realtà distogliere lo sguardo, l'attenzione, l'orizzonte da quell'obiettivo e in realtà metterlo nel percorso giusto, nel cammino giusto? Allora, sul piano pratico si può fare, perché è più facile farlo sul piano pratico che poi sull'autoconsapevolezza di noi. Ci vuole un'enorme autoconsapevolezza di noi stessi, di come siamo fatti. Perché se non capiamo come siamo fatti, questa cosa non la risolviamo, perché noi abbiamo l'esperienza costante, da questa esperienza costante, di risoluzione di un problema che c'è e di come agiamo al presente, lo trasportiamo questa esperienza anche sul futuro, dimenticandoci che sul futuro le cose si invertono. Nel senso che il problema non c'è. E quindi io vado, se punto l'attenzione sul problema, io vado verso il problema, quindi rischio di procurarmi proprio quel problema. Facciamo un esempio pratico, facciamolo nel concreto, non lo so, faccia lei. Ma in effetti ci sono tanti, insomma. Ci sono concreti, ma tutti, cominciando dal nostro timido. Perché quello è timido? Perché l'ho associato? Perché poi la strategia è la stessa, è un gioco di strategia sul futuro. Il timido cosa vuole? Vorrebbe, vede una ragazza, vorrebbe dirgli come è carina, come sei bellina, e vorrebbe avere semplicemente e sapere in anticipo se riceve un sì o un no. Lo vuole sapere in anticipo. Il suo problema quindi è che vuole sapere di non beccarsi un no, fa come si fa col sudicio. Mi tolgo di mezzo il sudicio e mi trovo nel pulito. Lui usa questa strategia, ma si trova nel futuro. Allora io non voglio un no e voglio un sì. Se gioco col futuro, la mia attenzione è sul no e vado a finire che mi procuro un no. Dice, perché mi procuro un no se ho detto non voglio un no? Non voglio pensare a Bush. Ci stiamo pensando ora o no? Allora, la nostra mente, il nonno, non vale. È l'attenzione la madre di tutti i pensieri. Vedete che dobbiamo ricorrere a una conoscenza precisa di noi stessi e modificare i concetti che abbiamo di noi stessi. Se noi non aiutiamo i nostri pazienti a capire che abbiamo due funzioni mentali, una funzione che valuta e dice dove andare, come un cavaliere, e un'altra che le cose le fa, e noi non li tiriamo fuori dai problemi. C'è una frase del Vangelo che dice: beati gli affamati di giustizia perché saranno saziati. Che cosa significa in realtà questo? Gli affamati di giustizia, tutti i nostri pazienti sono affamati di giustizia. Un bipolare è un affamato di giustizia, vuole le cose giuste.
Un depresso è un affamato di giustizia, vuole le cose giuste in una certa maniera, vuole raggiungere quell'obiettivo, perché ha detto: se ho questo sono felice, se non ce l'ho sono infelice. È un manicheo. Ora, se io non gli insegno e non gli faccio comprendere come funziona la sua mente, lui non riuscirà mai a raggiungere quell'obiettivo. Perché? Gli altri perché lo raggiungono? Perché molti altri sono coraggiosi. Coraggio significa semplicemente rischiare. E sul futuro, se io rischio, anche se non so bene come funziona la mia mente, la risolvo. Perché la risolvo? Perché la mia attenzione non sarà sul rischio o sul problema, ma su quello che voglio, e dico: voglio questo, e se poi va storto ci penso dopo. Quindi metto la mente in pace con la cosa, col problema, aspetto che il problema si ripresenti, che la vita mi presenti il conto. Ecco, quindi un vero e proprio esperimento potrebbe essere proprio fare quello, e anche dire le parole che ha appena pronunciato lei, mettere bene in chiaro, insomma, l'obiettivo che vogliamo raggiungere, dire: se però questa cosa andrà storta ci penserò dopo. Immaginiamo che un timido faccia questo, dico: io voglio che quella ragazza mi dica sì, e dico: male che mi vada mi dirà no, e ci penso dopo. Quando mi dirà no ci penso, ci andrà a dirgli qualcosa per beccarsi un sì, lavorerà per prendersi un sì. Ecco, ma come si fa a sentire e a capire se questo "ci penserò dopo" è realmente sincero, insomma? Perché è facile, magari usiamo questa strategia con le parole, questo piccolo slogan, poi ecco, però... Allora, vedi, c'è una cosa, anche qui dobbiamo ribaltare molte idee che la psicologia ritiene così acriticamente certe. C'è l'idea che l'emozione sia qualcosa di diverso dal pensiero. Ora, è proprio l'emozione che mi dice con certezza se io sto camminando bene o no, che sono stato sincero. In fondo, il trucco per ottenere quello che vogliamo è imparare a dire: io voglio questo. Poi, se la vita mi presenta il conto opposto, ci penso dopo, quando la vita mi presenta il conto opposto. E se lo dico sinceramente, la mia attenzione torna qui. E allora io mi occupo di quello che devo fare. In fondo, se faccio qualcosa, se pulisco la stanza, il sudicio non ci starà più. Col futuro devo puntare sulla stanza da pulire, sì. Non sull'altra parte. Se noi infatti guardiamo anche la storia del pensare positivo, ma molte volte il pensare positivo lo stanno interpretando non come pensare positivo, tenere l'attenzione qui, ma con un eccesso di volontà. L'eccesso di volontà fa tornare, vuol dire che io la mia attenzione su quello che non voglio, no? Io devo mettermi d'accordo con l'altro padrone e dire: quando vieni ci penso, per sapere che ho fatto bene questa operazione. Io devo avere il cuore leggero. Il primo organo che si muove quando io devo fuggire perché sto pensando a qualcosa di pericoloso è il mio cuore. Poi si muovono i polmoni e poi tutto il resto. Ma se io dico, e facciamo di nuovo col timido, io voglio che quella ragazza mi dica sì, e se poi mi dice no, ci penso dopo, il mio cuore è fermo, stranamente non temo più. Non temo più perché mi sono messo d'accordo con la parte negativa. E la parte negativa gli consento che venga da me dopo. E nel caso che viene dopo, continuerò a cercare di ottenere il mio obiettivo di nuovo. Quindi in questo caso la mia attenzione non è più sulla cosa, sul problema. E quindi io non mi creo il problema. Ma fin quando la mia attenzione è sul problema, i nostri pazienti di una cosa si portano indietro del passato: la strategia dello scansare problemi. Vedi, la tecnica. Che senso? Cioè come? Una delle cose che impariamo più facilmente è quando la mamma vede il bambino che sale su una sedia e gli dice: stai attento se non cadi. Che gli sto insegnando a scansare il problema, a tenere l'attenzione sulla parte negativa, non sulla parte positiva. Sì.
Fin quando il problema c'è, questa operazione è perfetta. Va benissimo, mi protegge. Si tiene lontano dal pericolo, quindi. C'è però il pericolo. Certo. Quando non c'è, ed è ipotetico, e deve ancora avvenire, la mia mente che punta all'attenzione sul problema si va a tirar fuori il problema. È questo il problema della nostra mente. Le religioni hanno tentato di risolverla dicendo: Signore, poi sia fatta la tua volontà. Psicologicamente si risolve dicendo: io faccio questo e se poi va storto ci penso dopo. Quelli che sono coraggiosi lo fanno già. Vedete, la tecnica ipnotica, per esempio, è un buon allenamento per questo. Perché mette la mente? Perché semplicemente per far salire una mano, in fondo, è una tecnica che per far salire questa mano, io devo dire: voglio che questa mano sia leggera. Dopo aver detto voglio, e quindi vado verso il futuro, io devo fare solo una cosa, devo stare lì ad ascoltare passivamente, senza tifare né perché questa mano vada su, né perché vada alla cosa opposta, né a destra né a sinistra. Se io sto senza tifare, il fatto che ho detto voglio che vada su, questa va su. Dopodiché, vedi, l'ho fatto già, dopodiché io posso parlare con te, posso riprendere il contatto con te, ma è questo che avviene, è questo che dobbiamo insegnare. Cosa devo dire ai telespettatori? Siccome l'ha fatto lei, sembra una cosa fatta apposta, o comunque. Però devo dire che io l'ho sperimentato con il dottor Colaiani, l'abbiamo fatto anche fuori onda a volte, eccetera. Ed è vero, insomma, questa cosa è reale, funziona, e lo dico da persona che comunque era molto diffidente, insomma, soprattutto per quanto riguarda l'ipnosi. Se non funziona, vuol dire che ho tifato. Cioè, con questa tecnica posso capire benissimo se l'altro tifa o no. Deve funzionare per forza. Se non tifa, se mette la mente in una posizione passiva, dice oppure staremo a vedere, allora questa mano si solleva. Se no, non si solleva. Grazie, dottor Colaiani. Grazie per essere stato con noi in questo primo spazio di Linea Diretta. Ci fermiamo, reclam, poi pochi istanti e di nuovo in diretta allo 055 8946 444.